Bentornati o benvenuti sul canale. Oggi facciamo un make up ispirato allo zodiaco. Eravamo rimasti allo scorpione, subito dopo c'è il sagittario. Allora, gli elementi caratterizzanti il carattere della donna sagittario sono mentalità aperta, non ha pregiudizi, è molto socievole, le piace scherzare e per quanto riguarda il make-up le piace essere sia elegante ma in particolari occasioni non sdegna smokey eyes molto importanti con le labbra che è belle importanti ed è quello che oggi faremo noi per la donna sagittario. Quindi 3, 2, 1, iniziamo subito. Come potete vedere ho già iniziato la base e adesso sto bevendo del buonissimo tè al mango caldo, ovviamente, perché non è ancora passata la febbre. E per questo make up useremo la Subsculptor, che come sapete è la mia palette preferita e si può ben vedere come è venuta. Allora vado subito ad mettere il mio primer agli occhi e voglio fare questo smokey che ho visto anche su un'attrice che tra l'altro era diciamo testimonial del simbolo zodiacale del Sagittario, che è Julianne Moore, e aveva questo smokey tipo borgogna, bordeaux, qualcosa così, e aveva anche le labbra belle bordeaux, questi capelloni rossi che mi fanno impazzire. E quindi metto il mio primer, sì, ce la possiamo fare. Una volta messo il primer vado con la mia luxury powder di Makeup Revolution a fare del baking, perché come sappiamo sul scalto fa follato. E iniziamo subito. Allora vado innanzitutto con un pennellozzo che voglio usare un po' più cicciotto, così vado a fare la mia transition con All Star, che è questo colore qua, e vorrei utilizzare anche questo specchio se fosse un po' più pulita, e devo anche stare attenta a farvi vedere diciamo quello che sto facendo. Ma secondo voi si potrebbe zoomare? E mi abbasso un po' con la seggiolina. Molto bene. Quante cose stai imparando oggi, Pami? Prendo un po' di All Star e vado nel piega dell'occhio e mi mantengo un po' in alto. Prendo poco prodotto per volta. Vedete, sto semplicemente picchiettando il prodotto. Lascio questo pennello e con un pennello da sfumatura vado a sfumare il prodotto facendo dei cerchi col pennello. Però sapete benissimo che Anastasia fa degli ombretti fantastici, cioè non so se ci siamo resi conto, poi lo faccio rivedere, prendo All Star, mi sto picchiettando
e muovo l'eccesso, vado qui, picchiato il prodotto semplicemente. Già mentre lo picchiettate, dopo un po', inizia a sfumarsi già da solo l'allo e iniziamo a sfumarlo, cioè semplicemente roteare il pennello e andando avanti. Io adoro, adoro. Ok, fatto questo, iniziamo a intensificare la nostra pallida. Prendo il pennello, questa volta così, un po' piatto, un po' da sfumatura, un po' da tutte cose qua, e prendo Ruby, che è questo colore qui, che è un viola picchietto, questo fa fallout ma in una maniera guardate la polvere, pigmento, rimuovo l'eccesso di questo prima e vado sulla palpebra picchietto il prodotto e dopo vado a sfumarlo. Pennello da sfumatura, inizio a sfumare il colore. Unisco al mio transition color. Prendo ancora un po' di nudi e vado a intensificare la mia situa e sfumo bene i bordi. Vado sempre con poco prodotto per volta, perché se bisogna aggiungere possiamo sempre aggiungere, ma se è troppo, andare a correggere diventa un po' una rottura. Ok, ci riesci. Faccio la stessa cosa dall'altro lato e ci vediamo per continuare. Una volta fatto questo, andiamo a intensificare appunto le nostre ciglia. Prendo una matita nera e vado ad applicarla nella rima inferiore. E una volta fatto questo vado anche nella rima interna ad applicare la matita nera. Terminare il trucco occhi, ma prima adesso eliminiamo il nostro baking. Dreaming of a red guitar,
terminiamo gli occhi. Allora, vado a prendere un pennellozzolo non molto grande, uno da sfumatura, così va bene anche angolato, e uno un po' così. Prima All-Star, che è il colore che abbiamo utilizzato per fare il nostro transition color, ed è questo qua. A sfumarlo sotto. Sempre con All Star, e vado sotto. E con un pennello a punta, a penna, prendo Ruby, che è questo colore qua, che fa fallout fino alla morte, e vado a intensificare il finale dell'occhio. Lo unisco. Vicino, vicino, vicino. Così. Sfumo il tutto. Ok, mi piace. Andiamo adesso a Vado a terminare la base con sopracciglia e un po' di blush e illuminante. Anzi, no, ci vediamo per l'illuminante e per il rossetto. Ok, ho fatto le sopracciglia, ho sistemato un attimo il contouring e adesso devo terminare il contouring con un po' di terra, un po' più calda, diciamo. Qui. Molto bene. Sfumage tutto nel make-up che avevo visto, non c'era, non metteva il blush e noi non lo metteremo, però prima di terminare, settare, diciamo, il viso, e adesso passiamo a illuminante e matita o rossetto o qualsiasi cosa lab. Vado prima a mettere un pochetto del labello, proprio questo non è il labello, è il Lip Balm Classic della, non c'è scritto che marca è,
Vabbè. Ok. Nel frattempo lui mette a fuoco. Grazie. Nel frattempo lui agisce e noi ci scegliamo uno di questi due matitoni. E abbiamo questo colore qui e questo colore qui. Uno è decisamente più fluido e l'altro è più chiaro. Io opterei per... questa. Vabbè, noi possiamo tranquillamente provare e poi se non ci aggrada cambiamo. Prima delle labbra mettiamo l'illuminauge e io voglio utilizzare come illuminante quello che abbiamo ricevuto nella mystery bag di Make Up Revolution. Forse adesso così, con questa impostazione, potrete vedere meglio i pack e quant'altro. Quindi il pack esterno è così, si chiama Eyes Diamond Highlighter ed è fatto dentro, come potete già vedere, così. Allorina, alloretta, prendo il mio pennellozzo, fa full out, sì, abbastanza, rimuovo molto dell'eccesso, perché questo proprio è una cosa. E basta, vado molto. Non lo metto qui, perché sulla punta. E adesso lo vado a sfumare con un pennello a ventaglio, vado proprio quasi a scaricare. È molto bello l'effetto, diciamo che è un sottotono freddo, secondo me con una base, un contouring e tutto un po' più freddo anche su di me. Il naso non ci dà molto fastidio, allora passiamo con il pennellotto di terra e lo scuriamo leggermente, molto bene. E questo lo mettiamo qui. E prima di fare questo voglio dare solo un tocchettino, ma un po' leggero, con prendo questo qua che si chiama Cube. Ma proprio piano piano piano, vado al centro qui dell'occhio per aprire un po' lo sguardo. Poi con il pennellino sporco vado anche mi piace. Adesso andiamo a vedere queste labbra. Assorbo un po' il burro cacao. Se mi vedete strana in questi ultimi video è solo perché sto testando questa nuova impostazione, quindi usare lo specchio come schermo e non stare a guardare il telefono che è qua, quindi io adesso guardo lì ma voi siete qui,
quindi se mi guardo qui sto guardando il telefono, io devo guardare lì e vabbè. Voglio provare prima quella più scura ed è la numero, vediamo un po' se ci sono. Si chiama Lily Rose della 02 ed è della marca Betty Makeup. La potete trovare al mercato. E ultimamente sto andando in fissa con questi. C'era una volta qui uno specchietto che mi serviva per appunto, ma non proprio nulla, molto bene, molto bene, utilizzando la palette. Dicevo, sto andando in fissa per le matite labbra. Che questi matitoni qui sono quei matitoni che tu li applichi e via. Occhialone. Sì, è andato. Sceglierò questo e ovviamente lo lascerò opaco. Setting spray e ci vediamo subito. Ok, perfetto. Il make up è terminato. Faccio vedere un po' da vicino. Non troppo perché potreste spaventarvi. Sì. E nulla raga, io adesso vi lascio, vado a spararmi una skincare di quelle proprio aggressive, belle, forti. E noi ci vediamo molto presto con un altro video per quanto riguarda il make up per i segni zodiacali. Ringrazio i nuovi iscritti, mi fa piacere. Che diciamo c'è qualcuno dall'altro lato che mi ascolta e che non siano mia sorella, mia madre e varie persone che mi conoscono e niente, che dirvi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate, fatemi sapere se vi sto sulle valle, se qualsiasi cosa vogliate scrivere, scrivetela e nulla. Siete belli. E nulla, io vi do un grande bacio e ci vediamo come sempre al prossimo video.